libri più larghi e più alti e dovete fare la base. Abbiamo la musica un po' prepotente, ma in fondo è come la televisione, no? È come il videogioco. Che avete fatto qua? È la piramide Maya, non è la... Però va bene, va bene, va bene. Anna? Il rinoceronte che passa sul ponte, che salta, che balla, che gioca alla palla, che sta sull'attenti, che fa i complimenti, che dice buongiorno girandosi intorno, e gira, gli gira, la testa gli gira, che non ne può più, e pum, casca giù. Daniela e Marta hanno costruito, scusate, questo albero libro che in realtà sembra una piramide Maya, però va bene ugualmente. Lo fate un applauso ad Anna, Daniela e Marta. La mia assistente sta preparando intanto le palline di quest'albero di poesia. Dedicarsi alla poesia e alla lettura è anche molto economico, non costa niente questo ramo e non costa niente la carta riciclata, basta mettere un po' di energia e molta fantasia. Allora estraggo io. Ho estratto la lettera I come ippopotamo. Bimbi che hanno fatto le palline di Natale, di venire qui con me, venite qui con me, guardate quanto sarà bello quest'albero di Natale, fatto tutto di poesia. Ognuno di voi, ognuno di questi bimbi, prende il bigliettino che ha scritto e una mollettina. Prendete la mollettina in terra e fissate con la molletta il biglietto. Allora Mauro, prendi una pallina e scrivi anche tu. Ci leggiamo una filastrocca. Emma, lo accompagni, hai proprio da assistente, lo accompagni lì all'leggio, così leggiamo una filastrocca e poi ti prendi il libro, vieni. Te lo puoi aprire tu il libro, glielo tieni e tu leggi una filastrocca. Pallottino blu, su su su, nel cielo se ne va, su su su, e canticchiando balla lero lero la. Allora, io e Daniela, una foto insieme vicino all'albero della poesia. Assistente, scusa, una foto, vicino all'albero della poesia. È stato, guarda, in realtà può essere ancora più ricco, fatto come i foglietti, i nastri. Grazie assistente, grazie, grazie. Ricordatevi, spegnete la televisione, buttate i videogiochi, c'è qualcuno che mi sta ascoltando che vende videogiochi, aprite un libro e costruite un mondo con la poesia possibilmente.